Questa riunione credo che sia una riunione importante, perché, non perché sia un avvenimento addirittura straordinario, ma perché è un esempio. Perché io credo che noi viviamo in una sorta di vuoto. Cioè, noi apparteniamo a un paese che ha una vecchissima, grandissima civiltà. E però mi sembra che adesso stiamo vivendo un periodo sterile, un periodo secco, un periodo che ha per terra, terra secca, e che questa terra che ha dato tutto quello che ha dato, invece non produce più. E allora bisognerebbe questa terra seminarla, pensarci. E bisognerà che ci pensino i cittadini, perché non possiamo immaginare, e per carità, che venga che lo Spirito Santo ci aiuti, oppure che ci aiuti una dirigenza nuova, che non vedo come si formerà se non si abituerà a leggere, a studiare, a pensare, a discutere, a litigare. E a questo proposito della discussione, apro una parentesi, c'è una parola italiana che è compromesso. In italiano la parola compromesso suona male perché si dice, ah, ma insomma, che cosa fa il tale Stato con l'altro Stato, che cosa fa questo ministro con quell'altro, fanno un compromesso. Come se il compromesso fosse la richiesta di un cambio, come una storiella che mi raccontavano quando andavamo a scuola a Milano, in Lombardo. Ve la racconterei, ma mi confondo con gli animali che c'entravano. Il fatto è che cominciava con il fatto che c'era uno che voleva delle galline. La domandava a un tale e questo tale gli diceva che in cambio delle galline gli avrebbe dato il gatto. E questo si arrabbiò moltissimo dicendo io devo mangiare le galline, devo vedere il gatto. E allora si arrabbiò e non ne volle più sapere. Poi però non so chi, perché la storia era lunga, perché poi c'entrava le anatre, ma non mi ricordo più che facevano le anatre. E perché se qualche uno prese in mano le cose, disse, ma no, ma voi dovete fare una discussione. Voi dovete fare una discussione, dovete confrontare, scontrarvi e incontrarvi e poi fare che cosa? Un compromesso e vedere se quello elimina il gatto e vi dà, per esempio, un coniglio. E così ecco il coniglio, venne fuori il coniglio. Questo vuol dire il compromesso. Ora mi pare che noi abbiamo dimenticato che il compromesso è questo e non è dice ti costringo a prendere il gatto. No, no, il compromesso è un modo, un incontro-scontro che rende possibile, con la ragione, con la riflessione, di trovare un modo decente di fare una certa cosa o di evitare un danno. E allora, compromesso è una cosa importante. Il compromesso vi dice che cosa è l'oggetto della politica. La politica ha l'oggetto del compromesso. Se tu pensi che il compromesso è un affare tra il gatto e la gallina, non ce la facciamo. Ci vuole altro, ci vuole riflessione, ci vuole pensare, ci vuole capire perché. Ed è questo che mi sembra che vada mancando, che non c'è il dibattito. Ecco, io sono un entusiasta, mi dispiace perché oramai ho poco tempo per vedere questo grande sviluppo, è straordinario, tempo zero, il mezzo di comuni mezzi di comunicazione, tutte queste cose, certamente. Però il momento della riflessione, dello scambio, del pensarci su, di sentire l'esigenza del parere degli altri, di
litigare, sì, di litigare, ma di poi di capire che bisogna aggiustare le cose e ci si arriva attraverso riflessione, pensiero, cultura.